60 le imprese premiate nell'ambito del premio Industria Felix, quinta edizione campana, con l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, i vertici di Confindustria, i rappresentanti delle numerose imprese presenti e le conclusioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Noi possiamo accompagnare le aziende in che modo? Primo, dico io, con un lavoro di sburocratizzazione radicale. Quanto più possibile. Stiamo lavorando per eliminare tutti i permessi, le autorizzazioni, timbri, carte bollate non espressamente previsti dalle leggi. Poi con incentivi finanziari. Abbiamo pubblicato tutta una serie di bandi che riguardano l'innovazione tecnologica, l'imprenditoria femminile, la giovane imprenditoria per dare una mano almeno nella fase di crescita delle aziende. E poi ovviamente cercando di aprirci qualche canale verso il futuro, quindi non solo le filiere tradizionali, agroalimentare, sistema moda, meccatronica e quant'altro, ma anche, se possibile, l'aerospaziale, nel momento in cui si ridefinisce l'assetto organizzativo anche del CIRA di Nora. Insomma, dobbiamo lavorare due volte di più per fare fronte ai problemi che sono davanti alle aziende.